Oggi vi parlerò del ruolo dei piccoli RNA non codificanti nella lotta contro il cancro. Con la scoperta della struttura del DNA da parte di Watson e Crick, per decenni la comunità scientifica ha principalmente studiato la funzione dei geni. Ogni gene è trascritto in molecole di RNA messaggero, che sono quindi trasportate dal nucleo al citoplasma, dove vengono poi tradotte in proteine. Involontariamente questo ha relegato alle molecole di RNA messaggero, di RNA in generale, un ruolo di molecola di trasmissione dell'informazione genetica. Tuttavia, durante l'evoluzione, il nostro genoma è incrementato esponenzialmente, ma questo non ha prodotto un incremento altrettanto esponenziale del numero dei geni. Cioè il nostro genoma è principalmente non codificante, è costituito solo dal 2% di geni. Tuttavia, recenti studi di RNA, di sequenziamento dell'RNA ha dimostrato che 3/4 del nostro genoma è trascritto in molecole di RNA, la cui funzione rimane largamente sconosciuta. Se noi analizziamo il trascrittoma umano, il 12% di questo RNA è costituito da microRNA, piccoli RNA non codificanti di soli 22 nucleotidi, che sono in grado di riconoscere RNA messaggeri bersaglio per semplice complementarietà di base. Una volta riconosciuti, questi messaggeri vengono degradati e di conseguenza viene ridotto il numero di proteine che possono essere prodotte da un singolo gene. Nel nostro laboratorio studiamo una particolare classe di microRNA, i microRNA muscolari, chiamati MyoMIRS, MIR1 e MIR206. Questi due microRNA sono attivati durante la proliferazione, il differenziamento delle cellule staminali muscolari. Quando queste si attivano e cominciano a quindi proliferare, a fondere e a formare delle fibre muscolari, questi microRNA sono altamente trascritti. Questo processo è normalmente regolato da un importante fattore trascrizionale che è MyoD, che regola quindi sia il programma differenziativo del muscolo che l'espressione di questi microRNA. Tuttavia, un tumore muscolare che noi studiamo, il rabdomiosarcoma, è caratterizzato da cellule che assomigliano a delle cellule muscolari indifferenziate, che sono però incapaci di riattivare e portare a termine il differenziamento muscolare. In queste cellule è presente MyoD, anche ad alti livelli, ma non è trascrizionalmente attivo e quindi il tumore non differenzia e continua a crescere. Abbiamo scoperto che questi microRNA muscolari sono assenti nel tumore e che il reinserimento di uno solo di questi piccoli RNA non codificanti è in grado di bloccare la crescita del tumore. Ma più sorprendentemente abbiamo dimostrato che questo piccolo RNA non codificante da solo è in grado di riattivare e portare a termine il programma differenziativo nel tumore. Quello che abbiamo scoperto, analizzando il profilo di tutti i geni del tumore, è che nel momento in cui noi reinserivamo questo piccolo RNA non codificante nella cellula tumorale, questo RNA da solo era in grado di riprogrammare il tumore, il profilo di espressione dei geni del tumore, verso quello di un muscolo normale, spegnendo tutti i geni che erano responsabili della crescita del tumore e indirettamente attivando quelli responsabili del differenziamento muscolare. Abbiamo inoltre scoperto che in queste cellule tumorali vi erano alti livelli di due geni, MET e la glucosio 6-fosfato deidrogenasi. Il primo è un recettore per i fattori di crescita, il secondo è un enzima metabolico che interviene nella duplicazione del DNA. Alti livelli di questi due geni erano quindi responsabili della crescita del tumore. Ma abbiamo visto che il microRNA 206 era in grado di riconoscere i messaggeri di questi due geni, ridurne i livelli, abbassandoli quindi a condizioni fisiologiche. Spegnendo specificamente MET, la glucosio 6-fosfato deidrogenasi, abbiamo dimostrato che potevamo bloccare la crescita del tumore, ma non eravamo in grado di spiegare come il microRNA riattivasse il programma differenziativo. Abbiamo scoperto che i geni differenziativi presentavano una struttura del DNA chiusa, chiamata eterocromatina, trascrizionalmente inattiva. Ma la reintroduzione di MIR206 era da solo in grado di cambiare la struttura della cromatina rendendola aperta e facendo in modo che MyoD potesse legarsi e riattivare il programma genetico muscolare. Come? Abbiamo scoperto che la struttura chiusa della cromatina dipendeva da due complessi di rimodellamento in cui faceva sempre parte un gene, BAF53A, che anch'esso era targettato da MIR206 e riportato quindi a livelli fisiologici. Sorprendentemente, spegnendo solo ed esclusivamente questo gene, BAF53A, nelle cellule tumorali, eravamo in grado di riattivare il programma differenziativo
e di conseguenza abbiamo dimostrato che questo era il gene chiave necessario al tumore per riattivare i geni del muscolo. Di conseguenza questo piccolo RNA non codificante è un po' come un importante direttore di orchestra che regola i livelli dei geni importanti in diversi processi cellulari, tra cui la crescita, il metabolismo o il rimodellamento della cromatina. I primi due quindi sono importanti per lo sviluppo del tumore, il secondo invece per la riattivazione del programma differenziativo. Di conseguenza, sebbene durante l'evoluzione la nostra specie non ha acquisito tante nuove funzioni, quello che ormai è sempre più evidente è che gli RNA non codificanti siano estremamente importanti nel controllo delle funzioni. Non solo quindi sono importanti nella lotta contro il cancro, ma è stato anche dimostrato che sono proprio gli RNA non codificanti, le sequenze di DNA che sono più mutate nel salto evolutivo che è passato dallo scimpanzé all'uomo. E questo quindi ci dimostra che questo lato oscuro del genoma ha un importante valore sia per la lotta alle malattie che anche per l'evoluzione della nostra specie. E grazie dell'attenzione.